domenica 25 novembre ricorre la giornata dell'albero e il Comune di Chioggia la celebrerà mettendo a dimora 100 nuove piante nell'area verde di Valle di Chioggia a partire dalle ore 9:30. Ma una volta rinfoltita la vegetazione bisogna anche prendersene cura. È di questi giorni la notizia che almeno l'80% dei fusti piantati un anno fa, in occasione della giornata dell'albero 2017, al Parco degli Elci, tra via Nicolo Zeno e via Le Ionio e Sottomarina, sono andati ormai perduti. Lo ha constatato Francisco Merli Panteghini, referente dell'associazione Amico Giardiniere, che imputa la defaillance ambientale alla mancanza di irrigazione del terreno. Per di più, pare che durante i lavori di rimozione delle erbacce sia stata anche irrimediabilmente potata anche qualche giovane pianta sana. Resta da capire a questo punto a chi spettasse l'onere dell'irrigazione e se la stessa esile struttura dei tronchi non suggerisce come preferibile la piantagione di un minor numero di esemplari più robusti, anziché la decisione che ha portato allo status quo. La speranza è che almeno dopo la cerimonia di Valli vengano concretizzate le iniziative affinché gli alberi vivano a lungo e non muoiano dopo un solo anno. Nuova tegola per l'amministrazione comunale di Chioggia. Sono scaduti infatti i tempi per la realizzazione, con i fondi vincolati dalla Regione Veneto, della cosiddetta Strada degli Orti, l'anello di congiunzione tra l'area sud di Viale Mediterraneo e il fiume Brenta, utile a sgravare le arterie principali dal traffico estivo in entrata e in uscita dalle spiagge. Il debito residuo da versare alle casse regionali ammonta a 161.000 euro ed è stato riconosciuto martedì da una delibera della Giunta Comunale. Il progetto era stato approvato a Venezia nel novembre 2010 ed era stato riconosciuto un contributo di 928.000 euro a integrare la spesa complessiva di 1.450.000 euro. Ma negli anni i tempi previsti della convenzione, pur in presenza di un progetto preliminare e di un piano per gli espropri, non sono stati rispettati e quindi già nel 2014 la Regione ha chiesto indietro l'anticipo di circa 150.000 euro. A distanza di 4 anni arriva ora il riconoscimento del debito e quindi l'istanza per il saldo. A motivo dei ritardi, secondo molti, anche i contrasti con i proprietari terrieri che facevano resistenza alla realizzazione dell'opera, la quale avrebbe anche dovuto essere dotata di percorsi ciclabili e naturalistici. Un'esigenza che resta sul terreno, assieme all'ormai sepolta Strada degli Orti. Il piano sanitario della Regione Veneto per gli anni 2019-2023 fa discutere. Dopo le prese di posizione critiche del Partito Democratico e del Movimento per la Sanità Pubblica di Venezia, oggi pomeriggio a Chioggia se ne occupa la UIL Funzione Pubblica assieme alla UIL Pensionati e all'Associazione per i diritti degli anziani. L'appuntamento è alle ore 17 alla sala conferenze del Museo Civico in Campo Marconi, dove intervengono il direttore della programmazione sanitaria regionale Claudio Pilerci, l'assessore comunale alle politiche sociali Luciano Friziero e i sindacalisti Fabio Osti, Francesco Menegazzi e Lorenza Cervellin. Hanno assicurato la loro presenza le associazioni del volontariato sanitario e gli operatori del settore. Architettura da mare giunge a una nuova edizione dall'insegna Everywhere Home, architetture per abitare il paesaggio attraverso l'esperienza del turismo lento, ovvero due incontri organizzati dall'Associazione Culturale C+, con la Fondazione Clodiense, che hanno luogo a Palazzo Grassi. Si comincia oggi dalle ore 18, quando il presidente di Confturismo Veneto, Marco Michielli, introduce il tema «Costruire l'ospitalità nel paesaggio», del quale dibattono l'agronomo forestale Diego Gallo, il docente UAV Mauro Marzo e l'architetto Daniel Tiozzo, che suggerirà scenari possibili per il riassetto della laguna dell'Usenzo e dell'urbanistica che vi si specchia. Dopo aver deciso se è il paesaggio a servire il turismo o viceversa, venerdì prossimo, 30 novembre, secondo round di relazioni a oggetto «Dove l'architettura incontra il paesaggio», con l'ex rettore UAV Amerigo Restucci, la docente Raffaella Neri, l'urbanista Massimiliano Spadoni, introdotti dalla presidente dell'Ordine degli Architetti Veneziani, Anna Buzzacchi. Gli argomenti in discussione sono assai indicati alla platea degli operatori turistici cittadini.
Si intitola Mosche, lo spettacolo che Pippo Zaccaria, nella vita del comico Tiziano Marchesan, porta in scena questa sera al Teatro Don Bosco di Chioggia. Sono barzellette e storielle, a volte simpatiche, talora anche piacevoli, spesso ironiche, occasionalmente melense e sdolcinate, ma sempre fastidiose come mosche. Sta scritto nel claim dello spettacolo che Pippo condivide con Antonio Duse e Daria Collalti. I proventi della serata andranno al Comitato No GPL. Ci sono ancora pochi biglietti che si possono acquistare alla libreria Leggio, alle edicole dell'ospedale, al Mappamondo, commercio equo e solidale in Corso del Popolo, sotto casa Goldoni, e alla cartoleria Arcobaleno di Chioggia. Amici carissimi di Netto Gazzurra e Mietto Brollo, buongiorno a tutti dal Ponte di Vigo con una spettacolare visione sull'insieme del Canal Vena. Dunque una giornata che si apre sicuramente verso una tendenza alle piogge, specialmente pomeridiane. Delle piogge e quindi del maltempo che saranno trasportate da una abbastanza veloce perturbazione collegata a un sistema depressionario atlantico, nel suo lento spostamento verso Levante condizionerà il tempo per buona parte della giornata di oggi e buona parte della mattinata di domani. Sarà, come vi ho già detto, uno spostamento molto rapido e un susseguirsi quindi di perturbazioni tipicamente autunnali che trasportano sul nostro territorio delle piogge tutt'al più moderate, con la quota neve che si attesterà tra i 1000 metri nel reparto occidentale fino ai 1200-1400 nel reparto appunto orientale, quindi sulle nostre Dolomiti. Tutto sommato la giornata si apre con un contesto abbastanza umido e uggioso come lo è stato ieri, assenza anche di nebbia al suolo, ma con temperature che stanno per portarsi ultimamente su livelli tipicamente appunto di fine novembre. Nella tarda mattinata, primo pomeriggio, lento propagarsi delle piogge dal comparto sud-occidentale verso il nord-est, che lentamente assumeranno forme moderate nel pomeriggio sera, ci accompagneranno per buona parte della nottata con temperature tra gli 11 e i 12 gradi e poi si attesteranno nel nord-est entro domani mattina per poi sgombrare il campo a un miglioramento almeno dal punto di vista precipitativo. Ovviamente tutto questo maltempo autunnale e atlantico porta con sé anche una qualità dell'aria molto umida che si attesta vicino al 90-95%. Una situazione che tenderà poi a colmarsi entro domenica mattina, però attenzione perché da lunedì una nuova fase perturbata sembra aprirsi, ma ne riparleremo domani. Godiamoci questo scampolo di asciutto di questa mattina, ci sentiamo domani. Ciao a tutti!